Oggi un video bellissimo, ritengo quantomeno sia bellissimo, ma soprattutto mi raccomando, devi arrivare fino alla fine perché poi ti darò un rituale che è semplicissimo ma è di un'efficacia secondo me straordinaria. Non sentirti, diciamo, fuori da tutto ciò che andrò dicendo, non per portare sfortuna, intendiamoci, ma questa cosa riguarda sotto sotto un po' tutti noi nella società moderna. Stiamo parlando degli attacchi di panico. Allora, precisiamo subito una cosa. Chi ha solo un sintomo di questo genere si rivolga assolutamente al proprio medico di base o chi insomma è indicato per affrontare questa situazione. Io do solo un'interpretazione, diciamo, sottile, eterica, quindi sono due cose diverse. Mi raccomando, prendete eventualmente la cosa seriamente. Io vi ho avvisati. Io, come molti di voi, sono un facilitatore, cerco di aiutare le persone guardando le cose con una prospettiva completamente diversa. Diamo un'occhiata ora a come io interpreto i dati a livello sottile, a livello energetico. Quella è la parte che interessa a me, magari anche te che mi stai guardando. Scomponiamo la parola come io sono abituato, e chi mi conosce sa che questo è il mio modo di interpretare quelli che io chiamo, così in modo semplice, impulsi elettrici, che non sono elettrici, che manda l'inconscio per dare una lettura poi noi ai fatti, al fatto di attacco di panico. Leggiamo la parola panico. Panico. Tutte le parole che iniziano o hanno dentro la sillaba pa si riferiscono al papà. Tutte le parole che dicono ni sono negazioni. In realtà tutto è negazione o sì, cioè praticamente o tutto esiste o tutto non esiste ma esisterebbe. Co significa qui, casa, qui con me e via dicendo. Quindi il papà non è stato nella casa, nel nido, cioè non è qui con me, significa. Ma cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che quando c'è un attacco di panico, visione, ripeto, non da dottori, ok, ma da facilitatori, è quella di c'è una mancanza di energia maschile, di papà nella genealogia. Ma la cosa più forte non è questa, è che se noi guardiamo un attimo alle mamme di un tempo, te le ricordi com'erano? Mamma mia, erano più maschi loro che i papà. Ora magari chi batteva il pugno sul tavolo era il papà, però queste mamme erano consumate dall'idea di dover sbrigare un sacco di cose, e tuttora molto spesso accade questo. Lo vedo tra le mie allieve che hanno figli, magari adesso sono già adulti i loro figli, però succedeva che cosa? Se parliamo al passato, succedeva che le madri, cosa detta un milione di volte, prendevano il ruolo del papà. Ma la cosa che mi interessa di più, perché il panico è un momento in cui tu ti senti con le spalle al muro, mani legate, e non sai come affrontare una situazione. Ci sono persone che mi hanno detto: Fabio, io quando ho avuto l'attacco di panico, ti giuro, ero convinto, ma io ho sentito più donne sinceramente in merito, di morire, non di ho questo problema, mi passerà, no, convinta di morire. Del resto il papà, quando è energeticamente assente, perché il nonno morì in guerra, perché il padre se ne andò con un'altra, perché il bisnonno morì anche lui giovane di infarto, adesso si fanno delle ipotesi, ma la mamma non riusciva a dare quell'energia dolce di cui abbiamo già parlato di recente, quella forza, perché il femminino è il numero 11, il tarocco numero 11, la forza, questa donna che tiene la bocca aperta del leone. Com'era questa energia della mamma? Un'energia dura oppure era un'energia di dolcezza, di beatitudine? Non lo era, siamo sinceri. Ma quando i padri sono eccessivamente assenti, e non guardare a tuo padre, perché non è lui che devi guardare in generale la storia. Poi tuo padre è un fattore che io definisco scatenante, perché se lui è mancato un po' troppo può diventare un elemento scatenante. Quando mancano i padri, manca l'energia del numero 5, il papa, che è il numero del riconoscimento. Ricordatela questa cosa. Se farai, e tra l'altro grazie alla sponsorizzazione di questo video, grazie a questo sponsor, noi pubblichiamo questo video, la Nezza Academy, l'accademia che si dedica alla numerologia e quant'altro, ma dopo ne parliamo, quindi grazie. Però parlando proprio di quello che io dico in accademia, quando tu hai il numero 5, sei nata il 5, lì manca il padre, dirti la verità,
quando c'hai un 5 come giorno di nascita, le mie allieve e allievi lo sanno, beh, vuol dire mamma, sarebbe mamma, gli è mancata la forza del papà, in un certo senso. Molto spesso, che ne so, a lei è mancato il padre o suo papà era un orfano. Ci sono tante situazioni che andrebbero guardate una per una. Magari tu esponi la tua qui tra i commenti, perché potrebbe essere veramente interessante. Quando manca l'energia maschile, quella del padre, vuol dire che la mamma, dicevo, non è una mamma che ti dà quella dolcezza. Ti ricordi, poco fa ne abbiamo parlato. Ma dolcezza in che senso? A cosa serve? Immagina una situazione quando sei bambino dove ci sono questi bambini che ti bullizzano, te ne fanno di tutti i colori. C'è la mamma che dice: devi capire, caro figlio, che ci sono bambini che si comportano in questo modo perché magari hanno avuto dei problemi nella loro famiglia. Tu magari prova a parlare, prova a reagire, prova a vedere se in un altro modo tu potresti coccolarti questo tuo amico. Vedete come questo atteggiamento è molto più conciliatore. Poi magari non ce l'ha fatta col suo amichetto, ma ha avuto un input di fronte ad un problema, con calma, con serenità si affronta. Ma se è mancata l'energia del padre e la mamma l'ha dovuto rimpiazzare, non è per insistere su questo argomento, ma lo devo fare, a quel punto quella capacità di affrontare una dinamica poco piacevole in modo tranquillo, sereno, pacifico e conciliatore, beh, non c'è. Ed è grave, perché invece ci sarà al suo posto quello che la mamma ha dovuto fare, quella di adottare un'energia di attacco, un'energia di uccidere. Ora tu dirai: ma è eccessivo quello che dici? Mica tanto, perché il papà è programmato per la cacciagione, è quello il servizio che lui dà. La mamma del resto si è dovuta abituare a mascolinizzarsi e tutto si è tradotto in attacca e scappa, fai quello che devi fare, ma poco consapevole. Oltretutto il corpo ha anche un impoverimento da tutti i punti di vista, il metabolismo, perché manca la forza. Il corpo è sempre teso, sempre impaurito che accada questo, che accada quello, che accada quell'altro. Come farò se accade questo? Se tu ti trovi nella paura, nel panico di affrontare una situazione, domandati perché. Significa che tua mamma non ti ha dato quell'elemento, ma non perché poverina non lo voleva dare, perché non c'erano le condizioni per dartelo. E quindi l'atteggiamento delicato, conciliatore che lei ti avrebbe potuto dare viene meno e deve, ripeto, trasmetterti qualcosa di legato alla sopravvivenza. Ripeto, attacca, scappa, fai quello che devi fare, ma non parlo di conciliare, di pacificarsi e via dicendo, perché non ho il tempo, caro figlio, devo fare il papà, perché i padri sono mancati. Guardate che c'è un effetto bilancia dentro la nostra genealogia e noi non possiamo scherzare. Se va tutta da una parte, a un certo punto nascono delle generazioni che devono ribaltare. Ci sono per esempio situazioni di omosessualità, di figlie pensate maschio, insomma, per tentare di riportare un pseudo equilibrio. Attenzione al discorso della omosessualità, che è semplicemente una reazione, ok, una reazione della genealogia per recuperare quel maschio che manca e lo trasmette alla donna, che da lì diventa lesbica. E poi ci sono tutta una serie di varianti associate al numero 10, se ti potrà interessare, e al numero 11, che si imparano in numerologia nel mio corso, ma ne parleremo. Ecco, non voglio complicarti la vita, però capisci quanto è interessante tutto questo? È stra interessante. Prova a fare un conteggio, prova a sommare il tuo giorno di nascita con il tuo anno. Supponiamo il mio 8 giorno, l'anno 1973, 1 più 9 più 7 più 3 da 20. Bene, sono entrambi numeri che non superano il 22. Ricordati che se io fossi nato il 23 avrei dovuto fare 2 più 3 uguale 5. Se l'anno dava 24, sommando i 4 numeri, io avrei fatto 2 più 4 uguale 6, sempre un numero inferiore al 22. Cosa succede? Che 8 più 20 fa 28, è superiore a 22, quindi 2 più 8, 10, eccola lì la genealogia che pende e cerca di creare
un uomo che non è proprio tanto uomo, forse un po' donna, chi lo sa, sono mezzo uomo, mezzo donna, ma sta cercando di riequilibrare il sistema. Ci sarà riuscita la mia genealogia? Beh, lo vediamo, insomma, nel futuro cosa siamo riusciti a fare. Se la situazione non è direttamente proprio rivolta a te, cioè non sei tu che hai l'attacco di panico, ma è ad esempio, che ne so, tua figlia, tuo figlio, mi raccomando, il rituale che ora ti vado ad insegnare, beh, cerca di farlo per te stessa, perché se il figlio o la figlia non credono molto a questi argomenti, insomma, sappiamo com'è in certi casi, e puoi farlo tu, perché tu comunque sei la mamma o il papà che sta sopra. Quindi ancora meglio, se stessi sotto sarebbe già meno efficace, ma stai sopra e quindi, però in ogni caso, sopra o sotto, l'efficacia c'è lo stesso. Ma prima di parlarti del mitico rituale, perché ti farò vedere di cosa si tratta, è semplicissimo e te lo dico che non arrivi con mille aspettative, ma sono proprio le cose semplici le più efficaci, perlomeno questa è la mia esperienza. Allora, prima di partire con il rituale, ti ricordo che a settembre partono due nuove classi dedicate alla mia accademia. Sono classi che studieranno assieme con me in diretta percorsi come numerologia, il primo percorso, ma un percorso d'eccellenza. Qui si parla di quello che viene chiamato metodo Fabio Nezzak, un metodo che ritengo ideale per l'apprendimento. Poi c'è il Feng Shui fatto a modo mio. Me lo stanno provando a copiare in mille, ma non ci riuscirete mai, perché solo chi lo crea è quello che poi lo conosce bene. Poi tarologia. Lì sarà un corso più breve perché avrete talmente tanta capacità e conoscenza in numerologia che il simbolo è ecco quello. Poi chiaroveggenza. Dai, non ti attira tutto questo? È semplice. Poi tra l'altro puoi portare amiche e avere una scontistica straordinaria. Ma come fare? Guarda, è semplice. Se ti trovi in Facebook qui sopra e YouTube qui sotto, beh, è semplice. Devi semplicemente cliccare sul link dedicato. Una volta che ci sei dentro vedrai una pagina, insomma. Poi c'è questo riquadratino qui, devi compilarlo, mettici i tuoi dati, verrai chiamato da una persona incaricata qui dentro. Questa persona ti darà del materiale, ci sono anche i prezzi, quindi non puoi dire che ti vengono date informazioni a metà, ti daranno tutte le informazioni. Ci sono ancora video delle classi precedenti, ma guarda, la differenza è veramente minima. In più ti ricordo che i servizi che vengono dati sono quasi il doppio di quelli annunciati in quei video. Dopodiché ti fisserà un incontro con me, perché io voglio parlare con ogni persona che entra in accademia, ci tengo tantissimo. Ti chiederà la data di nascita perché voglio avere le idee chiare e voglio toccare i tuoi punti di forza per capire come aiutarti, per darti il massimo, ok? Mi raccomando, questa è una grande, grandissima opportunità. Guarda che poi non sarò più io a insegnare le altre classi, queste sono le ultime dove insegnerò io, quindi cerca di darti da fare. Mi raccomando, clicca semplicemente sul link qui sopra per Facebook e qui sotto per YouTube, ok? Mi raccomando, fallo, compila il modulo e via. Dai, su, dai una svolta alla tua vita. È una cosa che ti deve muovere il cuore. Potrai stupire le persone che conosci. Dio mio, sono cose straordinarie queste. Cambiamo il mondo, ragazzi, così. Cambiamo il mondo. Noi siamo gli artefici di questo mondo. Bene, tornando al rituale. Rituale straordinario. Allora, è semplice, te l'ho detto fin dall'inizio. Che cosa si fa? Un attimo solo che prendo gli attrezzi. Allora, prima di tutto dovrai pensare alla tua borsa o il tuo portafogli, meglio, anche perché quello energeticamente aiuta. Allora, dovrai farti, e ci sarà il link qui sopra Facebook, qui sotto YouTube, prenderai, e per chi mi segue da TikTok e da Instagram, ricordati che devi iscriverti alla pagina Fabio Nezzak e potrai insomma avere questi link, perché non riesco a metterli su TikTok e Instagram. Allora, l'immagine del Papa, una fotografia di tuo papà, ok, eccola qui, okay, la vedi, una fotografia di tuo nonno paterno e una fotografia di tuo nonno materno. Se non hai nulla di tutto questo, non ti preoccupare, perché ci sono dei disegnetti che ti verranno linkati sempre in descrizione. Puoi usare quelli, scrivere dietro il nome del nonno, del papà, ma comunque scrivilo dietro a tutti. Al Papa invece scriverai una frase del tipo: dammi la forza di cui ho bisogno.
semplice, non devi fare altro, perché è la parola forza che a me interessa. Ora, qual è l'ordine? Davanti deve starci il papa, subito dietro il tuo babbo, ok? Quindi il papà. Poi prenderai il nonno paterno, ho preso una foto da internet, il nonno paterno e dietro il nonno materno. Ripeto sempre, se non hai niente di questo, usi i disegnetti che ti ho allegato e quindi stampi quelli e scrivi il nome del nonno, nome e cognome, e se non c'è, amen, lo metti il disegnetto e scrivi nonno paterno, nonno materno. Mettendoli in quest'ordine, li terrai assieme nel tuo portafogli o nella tua borsa in modo ordinato. Mi raccomando, perché questa è energia di cui tu hai tanto bisogno. Panico. Cosa significa? Mancanza dell'energia del padre, mancanza di riconosciuti, figli che non sono stati riconosciuti nella famiglia, segreti, figli che non erano figli del padre dichiarato. Ma sai quante ne trovo dalla mattina alla sera e neanche se ne rendono conto le persone. Ma parlo non di tuo papà, di tuo nonno, io parlo di generazioni tipo 8, 9, 10, 15 generazioni sopra. Ci sono i sistemi per arrivarci, non temere. Quindi mi raccomando, fai questo e lo metti nel tuo portafogli o nella tua borsa. È un rituale molto importante, molto importante. Mi raccomando, fallo, perché è semplicissimo e quindi non ti costa niente. Ma avere dei bei risultati nella vita, perché io credo che tu possa fare grandi cose, credimi, beh, questo è importante. Io voglio la tua felicità e voglio anche la mia e di tutta la mia famiglia. Un abbraccione grande, grande, grande. Vorrei darvelo, ma non ci riesco. Tutti quanti, siete tantissimi, tantissimi, tantissimi. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao.